Siamo live, vediamo se arriva qualcuno. Intanto intanto vi saluto ragazzi, tutto a posto? Oggi noi dovevamo pubblicare un video, poi alla fine non ce l'abbiamo fatta a girarlo, quindi lo facciamo insieme. Vi faccio vedere come faccio il risotto alla zucca, visto che lo preparo per oggi a pranzo, lo facciamo insieme. Che dici? Arriva qualcuno? Sta arrivando qualcuno? No, per adesso non c'è proprio nessuno, no scherzo, non c'è qualcuno. Ciao ragazzi, buona domenica! Ok, c'è Nicolò, Adelina, Simone, Antonella, ciao a tutti, Tiziana, eccetera, eccetera. Aspetta un attimo che cominciamo, eh? Allora, mi faccio un po' indietro che non si vede. Facciamo vedere come la faccio io di solito. Risotto alla zucca, sì. E con la scusa ci schiaffiamo la pubblicità del libro. No, anche lì dovevamo fare il video di presentazione del libro, ragazzi, non c'è avuto tempo. Allora, mentre facciamo sto risotto insieme, così preparo pranzo contemporaneamente, vi faccio vedere come faccio la ricetta e vi racconto un po' di questo libro nuovo che secondo me è carino. Vediamo questi effetti, ma ok, non lo sto vedendo i filtri che c'è. No, che effetto mi puoi mettere? No, niente, tutto normale. Come lo fate voi di solito risotto alla zucca? Io faccio una ricetta semplicissima che però mi piace e poi Marco lo mangia nonostante con la zucca, quindi va bene. Allora, ciao Benetta, ciao Marco, mi fate compagnia con la febbre. Aia. Oh, poverina. Oggi qua da noi invece è una giornata che nonostante autunno... Tania. Come si chiama, Tania? Sì. Che nonostante autunno, oggi una giornata di sole è bellissima. Sarebbe un passo a fare una bella passeggiata più della notte tempo. Vabbè ragazzi, vi spiego velocemente... Quante zucche è? Questa io, boh, ne saranno 300 grammi, perché mi piace bella arancione. 300 grammi di zucche. Perché sono in due un po' abbondante faccio, vabbè. Ok, saluta la zia di Arianna. Ciao zia di Arianna. No, è lei, Arianna si chiama. Ciao Arianna. Ok. Aspetta, faccio vedere. Allora, questi sono 300 grammi di zucca? Questo 300 grammi di zucca, adesso la faccio a pezzettini. Perfetto. Intanto qua, bolle. Intanto ho messo a fare il brodo vegetale con un litro d'acqua più o meno. Ci ho messo... No, è di più questo, un litro e mezzo. Un litro e mezzo, poi questo pure d'acqua. Un litro. L'insegno. Con una cipolla, due cosse di sedano e una carota ci ho messo. Poi ci metto pure un po' di sale, se no mi scordo. Facciamolo subito. Il sale ovviamente se lo scordo sempre. Ci metto più o meno mezzo cucchiaio di sale perché mi piace un po' anche un pochettino meno. Mezzo cucchiaio di sale, quindi due cose di sale. Il brodo sta andando, l'ho già preparato un quarto di minuti che bolle. Su questa pentola qua faccio soffriggere un po' di cipolla, mezza cipolla. Vediamo. Regia? Regia? Aspetta che non mi scappa l'olio. Ecco. Olio e mezza cipolla tritata? Mezza cipolla, però se c'è il porro, metteteci un bel porro in mezzo, che secondo me quello è. Anche lo scalogno va bene? No. Anche lo scalogno va bene. Qualcuno mi dice audio scarso, non si sente? No, non credo, dai. Diteci se non si sente, fateci sapere, a parte la ragazza che ho commentato, la signora. Ok, a parte io c'ho il microfono, aspetta un attimo, va bene? Vabbè, intanto io ho affetto la cipolla, che fa il soffritto con un pochettino di cipolla. Vediamo se Marco riesce a trovare il microfonino. Come si dice, gli inconvenienti della diretta. Inconvenienti. No, aspetta, ora ci piazzo sto microfono che dovrebbe funzionare. Dite se non funziona, perché sei sicuro che funziona? Sì, secondo me sì. Un secondo solo. Vabbè, intanto faccio solo la cipolla. Devo fare una piccola manovra, scusate tutti, un attimo solo. Faccio questa piccola manovra. Ok. Perché non va? Non è che ci potevamo mezzo prima. Scusate, che devo fare? La parte tecnica, scusate, ma è un po' scarsa il mio tecnico. Mi dite solamente se sentite bene? Eccolo che arriva pure nuvola. Ci vuole tipo zucca in particolare o vale? Allora, tutte? Quello che vi chiedo è di prendere, ad esempio, vi sapete consiglio, che, quello che vi consiglio. Quello che vi consiglio, scusatemi, è di prendere, sapete quelle zucche un po' lunghe, strette un po', che hanno il culo un po' più largo, però hanno quelle lunghe così. Secondo me questa qua sono più arancione, sono più saporite e più sode. Quindi magari se trovate quelle, oppure proprio quelle piccoline, tutte un po' rigate intorno che hanno. Veramente si sente poco? Mi dite se si sente? Allora vado un attimo sul computer a vedere se si sente un attimo. Penso che si sente.
Se no lo tolgo il microfono, non lo so, ho messo il microfono ma così è improvvisato, scusate tutti. Un attimo, provo. Mazza, adesso scherzo. Si vede che proprio, guarda dare. Marco, e dobbiamo fare un po' più spesso queste dirette, perché dopo tu ci perdi... Perdo l'allenamento. Perdi l'allenamento, non ti ricordo. Guarda, qui si vede tutto. Vabbè, intanto l'inquadratura ce l'abbiamo. Io cerco di parlare un po' più forte. Parla forte, intanto... Allora, sul pentola ho fatto un po' di soffritto con un po' d'olio e mezza cipolla. Di qua ho preparato il brodo vegetale con 1,5 litri d'acqua, una cipolla, 2 cosce di sedano, una carota e mezzo cucchiaio di sale, perché a me piace bello saporito il risotto, visto che la zucca insomma non è che proprio... Marco nel frattempo controlla l'audio. Vabbè ragazzi, intanto ciao a tutti quelli che arrivano adesso, che magari sono arrivati un pochettino più tardi. Da qua non riesco a leggere i messaggi, quindi... Com'è Marco? Niente, dovevamo pubblicare un video oggi, ma non ce l'abbiamo fatta, siamo rimasti un po' indietro con le pubblicazioni perché in questo periodo c'eravamo un sacco da fare. E allora va bene, visto che la ricetta era questa, la facciamo insieme. Si sente? Allora vieni, vai. Vieni, così mi leggi i messaggi? Cerco di parlare più forte possibile. Ok ragazzi, poi mi dicono che si sente. Leggimento... Ci prendono in giro, dicono non si sente, così noi siamo più preoccupati. Okay. Non è vero. Allora, torniamo al passaggio. Stai facendo allora, sto facendo il soffritto di cipolla, ma basta un attimino. Ci butto dentro la zucca che ho fatto a pezzettoni. Vai. Questa pure schizzata. E la faccio cuocere un momentino. Faccio insaporire. Ho detto, io ci ho messo la cipolla, però se ci avete un porro metteteci il porro, perché con la zucca ci sta benissimo. Ok, c'è qualcuno che sta cucinando. Che cucinate voi oggi? Vabbè, intanto manda lo spot. Aspetta, fammi lavare le mani. Perché sennò sta scusa del bel risotto, però non lo capisco, è solo una scusa per fare un bicchiere. Vabbè, posso farvi, guardate. Basta. Ok. No, sono orgogliosissima, ragazzi, vi piace? A parte il colore. Siete i primi che lo vedono in tutti i social. Il colore acceso rosa fucsia che mi piace un sacco. Guardate quanto è grosso. Insomma, è uscito? No, è uscito. No, uscirà, no, ce l'ho io in anteprima. Uscirà il 29 ottobre su in tutte le librerie e store online, quindi lo trovate prenotabile già. E lo trovate su Amazon, insomma, sui negozi online. È figo! Ragazzi, che vi dico? Mi piace, sono soddisfatta. Sto lavorando. È prenotabile su Amazon praticamente, sì. Già, per questo stiamo facendo la pubblicità. Vabbè, si vede che non sei bravo a fare pubblicità. Niente, vabbè, secondo me è il più carino di tutti, lo posso dire? Vabbè, tutti sono belli. Vabbè, questo qua è proprio... Ogni anno si fa un po' di più, si fa un po' meglio. Si fa un po' meglio, andando qua la zucca si sta cuocendo. Allora, vabbè, si chiama? Si chiama In Cucina Con Voi. Ci ho lavorato tanto su questo libro perché lo volevo fare diverso dai precedenti, cioè non è che mancano le ricette, ci stanno tante ricette quanto i precedenti, però ci ho messo dentro tante cose che mi avete anche suggerito voi e quando ho fatto la divisione dei capitoli, perché io come lo organizzo questo libro nuovo, non sapevo veramente come fa, veramente siete stati voi a dirmi come lo volevate, quindi ho raccolto un po' le domande più frequenti che mi facevate sia sui social oppure quando ci incontravamo di persona. Io ho diviso i capitoli proprio in funzione delle vostre esigenze. Che ne so, ho fatto il capitolo cena romantica con tutte le ricettine che vi aiutano ad organizzare una cena in pochissimi minuti, romantica. Però in più ti ho messo tante idee carine che vanno al di fuori della cena. Per dai, dopo facciamo delle basta a parlare del libro. Vabbè, no. Ok. Spiega. Allora. Spiega, no, questo è stato già... C'è una ragazza che mi continua a chiedere se usi mai la cottura al vapore del forno. Allora, la utilizzo... Io ho la cottura al vapore, non è il 100% il forno quello che ho io. Cuoce con un massimo di 20% di vapore e lo utilizzo quando voglio fare ad esempio i lievitati, il pane, perché gli fa la crosticina croccante, anche per l'arrosto lo utilizzo perché praticamente dentro rimane bello umido, come si dice, no? Succoso, e fuori invece fa questa crosticina dell'arrosto, quindi sì, no, lo uso, spesso lo uso. Quando faccio le ricette, quando insomma per i dolci, per i tipo ciambelloni, non uso il vapore perché non va bene, però per i lievitati va più che bene. Ok, non so.
un sacco di persone anche dall'estero. Allora fai un saluto. Cosa stai facendo adesso? Allora adesso per far cuocere meglio la zucca ci aggiungo un cucchiaio di brodo, così me la sala pure, non mi vale niente. Ok, quindi il sale sta nel brodo. Ho messo mezzo cucchiaio di sale nel brodo. Dopo lo aggiusto, l'assaggio di solito alla fine. Fai vedere bene il brucolo qua? No, mi sono messo un po' di correttore per coprire. Sta andando via. Sta andando via. Questo perché sono giovane. Leggi qualche cucina in Mallureddus. Mallureddus sarà roba sarda secondo me. Allora, per i ciambelloni, forno statico, ventilato? Allora, io in realtà mi trovo meglio col ventilato, sono sincera. Quindi di solito cucino il ciambellone a 170 gradi col forno ventilato. Lo metto partendo dal basso al secondo ripiano. Fai gli auguri a Dani che compie gli anni. Auguri, Dani. Ok. Saluti mio babbo Francesco, che da quanto tempo? Da quando è mano? Ok. Regala, facciamo gli auguri a babbo Francesco. Ciao Francesco, tanti auguri. Che giorno è oggi? Il 20? Oggi non ci sgrassi, questa è la marchigiana. Questa è la marchigiana. La faccio cuocere ancora qualche minuto. Quando è il tuo compleanno, mi chiedono? Il 13 novembre, si avvicina ragazzi, Non è sì. Lontanissimo. Ma io che non dico però quando ne faccio, perché... Ti saluto Aurora, la nipotina di 6 anni di Enrico. Ciao Aurora. C'è Lori da Civitanova. Cioè, non lo so ragazzi se voi vi capita, però io lo posso dire quanti anni faccio? Quanti anni fai? 48? No, 47, ma ti ricordi manco quanti anni c'hai? Io faccio 47, però mi sento un sacco ancora ragazzina. Perché non è così. Allora, la zucca si comincia un pochettino a spappà, a cuocere. Siccome dopo la faccio fino a cuocere col risotto, la potrei anche spegnere, però un momentino, siccome ho fatto i pezzi grossi, la faccio andare. Monte la giappa, inquadratura, già devi via il mal di mare se sposti dando la telecamera. No, è bello perché si vede. Io ho abbondato un po', Marco, oggi con la zucca. No, perché ce l'avevo in frigorifero, sennò se non la cucinavo mi sembrava male. C'è Michelle che rifà il 12. Allora siamo proprio vicine. Siete quasi... Vicine di compleanno. Vicine di compleanno. Ma ricordiamo che praticamente su Amazon si può già ordinare il libro Fatto in Casa per Voi, poi metteremo il link sotto. Che uscirà in tutte le librerie a partire dal 29. Basta! Ottobre, basta! Dal 29 ottobre. Però, e poi come sempre ragazzi, poi inizia, allora, sì, spieghiamo sta cosa. Inizia il tour di promozione del libro, quindi sarò in giro per l'Italia e vi do tutte le date via via, le condivido sia qua su YouTube che su tutti gli altri social, quindi vi tengo aggiornati. E lì abbiamo la possibilità di incontrarci, come abbiamo fatto gli anni scorsi, che è la parte più bella ed emozionante dell'avventura libro. E come vi dico sempre ragazzi, non serve che prendete il libro, cioè se siete in zona, cioè avete voglia di incontrarmi, venite, non vi fate problemi perché io sto lì per tutti, quindi sentitevi liberi. Se no, anche se avete i libri vecchi, insomma, che volete che vi li firmo, portateli perché lo faccio più che volentieri. L'importante è che ci incontriamo, visto che abbiamo queste opportunità di incontrarci, venite. Dopo Marco ce le metti tutte le date? Comunque la prima sarà il 27 a Roma. In anteprima, prima ancora dell'uscita del libro, insomma, facciamo questo evento a Roma e alla libreria Tuscolana, quindi se state in zona, intanto questa la sapete. Dai che io devo fare il passaggio successivo, se no qua mi si scoge la zucca. Mi si è perso l'operatore. Non ti senti Marco, se parli da là non ti sente nessuno. Vabbè, io continuo andando. Vabbè, la zucca ve la faccio vedere, non so se la vedete, ha iniziato a sfaldarsi un po', quindi tolgo la marmita e faccio tostare il riso. Quindi faccio scaldare la padella. Allora, io
non ci metto niente per fatto sto riso. Qualcuno ci mette un po' d'olio, qualcuno ci mette un po' di burro, qualcuno olio e burro. Io lo faccio giusto tostare qualche minuto e poi butto tutto quanto dentro. Lo faccio prima sfumare con un pochettino di vino bianco. Niente, si è perso, l'operatore si è perso, ragazzi. Metto il brodo, aspetta, lo passo da qua perché sennò mi evapora tutto, è troppo alto il fornello. È che io non riesco nemmeno a leggere i messaggi che state qua. Aspetto che si scalda bene la pentola e poi butto il riso. Intanto ve lo faccio rivedere. Allora, la copertina è un po' accesa, diciamo, hanno un po' contrastato, però vabbè, dai, è carino. Vieni? Sì, sto arrivando. L'ho fatto, eh. Devo solo mettere una cosa. Ci siamo? Ok, che hai fatto? Niente, ho tolto la zucca perché cominciava a cuocersi, adesso ho messo a scaldare la padella e ci faccio tostare il riso. Ok, non ci metti olio e niente? Vuoi che ce lo metto? Io no, lo faccio mai. Che ne so. No, sta marmita, sta padella sinceramente non la uso mai. Ok, se serve però mettete un goccino d'olio. Quindi. Fatto stare il riso. Tu leggi qualche commento. Fai un riepilogo un attimo dei passaggi. Allora, la prima cosa... l'avevi già detto adesso. La prima cosa che ho fatto è preparare il brodo vegetale, quindi sul litro e mezzo d'acqua ci ho messo una cipolla, due cosce di sedano, una carota e mezzo cucchiaio di sale, però sul sale regolatevi voi. In un'altra padella ho fatto rosolare mezza cipolla, quando si è rosolata ci ho buttato dentro 250-300 grammi di zucca, poi dipende anche quella... meglio la zucca, quella lunga, se il prezzo di quella zucca lì che è più saporita rimane più dura, se c'è meno acqua dentro. Quando si è cotta questa qua... quando si è cotta la zucca, in una padella faccio tostare il riso, senza olio, senza niente, faccio io di solito. Quindi lo faccio scaldare un po' fino a quando non c'ha un odore, un po' di pane quasi, non lo so descrivere, comunque un odore ve ne accorgete da soli. Non sempre faccio tostare il riso io, quando faccio il risotto, cioè tanto se c'ho fretta lo butto direttamente qua, però oggi vabbè dai. Beh, va fatto tostare per fare il risotto, quello fatto bene. Sì, anche perché tiene meglio la cottura. Devi alzare la voce perché non si sente. No, ma proprio devi alzare la voce nel senso non si sente bene. Oh, me sentite? Dicono tutti che non si sente. Ma che padelle usi? Vabbè, quelle che queste sono delle padelle d'acciaio che non mi ricordo, sono tanti anni che ce l'ho, quindi non vi so di né marca né niente. Allora, impasto tra muffin e cupcake, io credo che sia la stessa cosa, cioè i cupcake sono praticamente... sono i muffin con decorati sopra, quindi puoi fare una crema al burro, puoi fare una crema al burro, oppure utilizzare anche solo della panna montata, una crema, insomma, per allora, la allora, io provo a togliere questo microfono, vediamo. Invece che non si sente. Sono un sassolino. Si sente adesso? Guarda Marco, ti ho salvato la vita, c'era un sassolino nel riso. Ah, ogni tanto può succedere, ma non è un sasso. Ho salvato i denti. Ma non è un sasso. Sì, è un sasso. No, no. Sì, è un sasso. È un pezzettino di qualcosa. Vabbè, visto che è tostato, sembra il popcorn. Ah, ecco, quando prendi un sapore di popcorn... Un odore di popcorn, te lo faccio scoprire. Questo cos'è? Ok, allora era al microfono, non lo metto più. Ciao dalla Florida, si sente. Lorenzo dice che si sente. Ma ricordiamo cosa è successo. A parte che mi si sta bruciando sta cosa. Ricordiamo che è prenotabile su Amazon il libro di Fatto in casa da Benedetta che si chiama In cucina con voi, quarto libro di Benedetta. Sembra una pubblicità, no? No. Ok. E niente, è prenotabile su Amazon e uscirà il 29 ottobre in tutte le librerie d'Italia. No? Sì. E poi Benedetta ve lo verrà a, poi ci incontriamo. A firmare, tutti li firmerà e vi offre il caffè anche. No, forse è troppo. Vabbè, togli. Qualcuno dice che ho urlato, perché stai sto vicino a te. Allora, ho messo un mestolo di brodo perché sennò mi si attaccava che queste pentole d'acciaio sono tanto belle, fighe, lucide, però.
Ok, hai fatto un casino qua. Oh, sì, ho schizzato, vabbè, ma vado a cucina. Adesso unisci la zucca? Adesso aggiungo la zucca al risotto. Al riso. Bene. Un adesso, allora, ok, di un attimo quello che devi fare. Ok, adesso comincio a mettere il brodo fino a che non si cuoce, sì, giusto? Sì, sì, sì. La zucca si spappolerà pian si piano. Spappola. E avremo di... Ma come me l'avevo in mente oggi di via sta padella d'acciaio? Ragazzi, usate delle padelle antiaderenti. Ok, non fate per fare i fighetti come che Benedetta. Perché sta prendendo la padella non l'ho mai usata. C'era un motivo se non l'ho mai usata, sta prendendo perché si stacca. Cristina chiede se puoi venire a mangiarlo. Sì, assolutamente sì, gratuito. Vieni, guarda, tra una ventina di minuti. Fra 10-15 minuti è pronto. Vabbè, io devo rimettere. Vabbè, oh, chi sente basso, ragazzi, niente. Ti senti? Ok, vediamo quello che succede. Praticamente si aggiunge man mano il brodo e si fa sfumare. Ma io all'inizio veramente ce ne metto pure tanto, perché così che da che non ho tempo a mescolare. Tanto si deve cuocere, quindi... Il brodo era stato fatto con due coste di sedano, una cipolla e un paio di carote. No, una carota. Una carota. Ecco, man mano. Allora, c'è Erminia che lo ha già prenotato. Mi puoi mandare un bacio? Grazie, Erminia. Spero che ti piace, però io ci ho messo tutta... Allora, praticamente di come è strutturato il libro. È strutturato sulle... Praticamente ogni capitolo è una risposta... alle vostre domande più frequenti. E quindi mi è venuto pure facile costruirlo così, perché già sapevo quello che vi serviva. E oltre a mettere ogni capitolo le ricette che vi aiutano ad organizzare questa cosa, che può essere una cena romantica, un buffet, un compleanno per bambini, ci ho messo dentro anche delle idee originali per confezionare, cioè confezionare l'evento, cioè che lo state dimenticando. No, vabbè, ma... Scusa, ma che è una pubblicità questa? No. Vi posso far vedere, vedete l'idea carina che avevo messo all'interno del libro? Sì, vai, valla a prendere. Perché ci sono, oltre a un sacco di ricette, anche alcuni lavoretti, idee per fare in casa. Dai, veloce! Un'idea, vedete, è questa qua, no? Per la festa dei nonni, che fa un pensierino, ma anche per Natale è carina. È quella di scattare la foto dei nipoti, dei bambini, dei figli, figli di chi è? L'avevamo pensata per la festa dei nonni, con le braccia tirate su, poi dopo lo stampate su un cartoncino, lo ritagliate, ci attaccate questa cosa e diventano dei segnalini. A che pagina sta? Mo la pagina esatta non mi ricordo sinceramente, ma mi fai una domanda a bruciapelo. Poi faccio vedere uno spoiler del libro interno, guarda, pronta? Tutto colorato, Non si è visto niente, però. Ci sono anche le nostre foto, ci sono. C'è qualche foto ricordo. Ok, continuiamo a qualche... Possiamo dire... Ah, eccolo, guarda, l'ho trovato. Questo è il lavoretto dei... per fare il ferma, come si chiama, il segnalibri, segnalibro con le foto dei bambini. L'abbiamo pensato per la festa dei nonni, però va bene per qualsiasi. Questa qua è la mamma di Benedetta. Questo qua praticamente sarebbe un grembiule per la nonna. Ha fatto fare ai bambini con le mani hanno fatto i gambi dei fiori, una cosa, poi abbiamo disegnato sopra. Ok, questo per esempio è come fare un rinfresco. Come organizzare? Sì, una cena in piedi, un rinfresco, cioè anche un capitolo. No, il buffet è un capitolo, una cena in piedi è un altro. Ma non facciamo confusione. Scusate, vabbè. Non facciamo confusione. Feste in famiglia. Poi c'è il pranzo fuori casa. Guarda, c'è anche il risotto con la zucca qua. Però le cose sono diverse, perché due oggi, l'ho fatto per quattro. Io ci aggiungerei un po' d'acqua qua, perché c'è pure, non mi basta il brodo. Qui c'è una foto di Benedetta. Non mi sei chiaro. E stavolta l'indice è fatto bene. Ecco. Allora, l'altra volta giustamente mi avete tirato le orecchie, perché sull'ultimo libro le ricette erano organizzate in ordine di pagine, però non erano divise prime, secondi, dolci, né tantomeno in ordine alfabetico. Stavolta abbiamo fatto due indici.
uno dividendo le ricette, no, mettendo in ordine alfabetico, un altro invece seguendo i capitoli, quindi è più facile da trovare. Guardate Benedetta quando ho fatto la comunione, guarda. Quando sei quella foto serviva per le giornate, per il buffet, come si organizza un buffet, tipo per le comunioni, per il battesimo. Sì, ragazzi, il libro è prenotabile. Lucia mi chiede, guarda caso, leggo solo la sua risposta. Lucia mi chiede se è prenotabile il libro su Amazon. Sì, è prenotabile, poi ti arriva a casa il 29 ottobre. Comunque esce in tutte le librerie e bookstore online il 29 ottobre. Allora, vediamo il riso, no, che continua. Se per caso lo prendete il libro, fatemi sapere se vi piace, perché le critiche sono sempre costruttive, quindi se ci avete da fame, che ne so, la Benetta, secondo me dovevi fare questo, oppure sì, questa cosa è utile, ditemelo, perché per me sono sempre... Rita è una tua fan con le sue bambine, sta facendo il salame al cioccolato con gli Smarties, a forma delle iniziali delle mie bimbe, Alice e Valentina. Brava. Salutami. Ciao Alice, ciao Valentina e ciao mamma di Alice e Valentina. Allora... Quanto costerebbe il libro? Il libro costa esattamente come quello dell'anno scorso, però ci è... Ci stanno 25 pagine in più, quindi sono... Quindi 19,80 di copertina, poi ci sono degli sconti. Io, quelli dei Mondadori, già parlato, sono stati bravissimi. Sì, Mondadori ci ha assecondato sul fatto di non aumentare il prezzo del libro, nonostante che sono aumentate di 30-40 pagine. 28 pagine in più. Ok. Dove ci incontriamo? Ragazzi, allora, le date degli incontri adesso le mettiamo... però non, cioè, nel senso, noi ne abbiamo una decina per adesso, giusto? Noi sono dai, allora sono state fissate le prime 10 date più o meno, però nel corso dell'anno ce ne saranno aggiunte tante altre, quindi voi seguiteci sia qui su YouTube, su tutti i social, e vi comunichiamo dove saremo, quindi se state in zona... Dove sarai? Perché io non ci vengo. Ma infatti non te ci voglio. No, qualche volta vengo pure io. Ma io da sola, guarda, tu stai a casa, lavori, condividi, io vado in giro e allora, incontro i miei amici. Un abbraccio Loredana e Rebecca da Torino. A Torino, allora, vabbè, comunque non fa, cioè, nel senso, le prime date sono le prime città, poi ce ne sono tantissime altre, nel senso che man mano le aggiunge Benedetta, va dappertutto. Vi spoilero solo che c'è anche la Sardegna quest'anno. Sì, e la Calabria. Ci abbiamo tenuto perché erano due regioni che avevamo lasciato... che Benetto non era mai stata, e c'è un sacco di gente che glielo chiede. Vediamo che riso. Ma quanto ci vuole fare sto riso? È mezz'ora. No, il riso ci vuole 20 minuti, però mi pare ancora un pochettino... Sono passati 20 minuti? Siamo a 27 minuti e 22 di ricetta, di diretta. E allora 27 minuti, io sono messo più o meno che erano passati 10 minuti, può essere... Vabbè, intanto facciamo così. Oh! Ma ti hanno photoshoppato in questa foto? Un pochettino. È tutta photoshoppata. Guardate che differenza. Vabbè, aspetta, parte. No, dell'altra parte. Ma che, questa è Benedetta dopo che è uscita dalla clinica. No, vabbè, ci hanno detto che sulle copertine dei libri si usa così, si usa a photoshoppare la gente. Guarda com'è stirata, guarda. No, tu in questo momento mi dovresti dire, ma tu sei più bello, naturale, amore mio. Guarda qua, in giro. Sembra che è nata in Vietnam, c'è gli occhi a mandorla. Vabbè, comunque ci ho lavorato tutta l'estate, mo tu mi porti in giro. No, quello lo posso testimoniare, si è fatto un mazzo clamoroso stavolta per fare il libro. Ho cominciato. Infatti guardate la faccia stanca, ancora si deve riprendere, guardate, fai vedere la faccia stanca. Come si fa allora? Fai finta che sei stanca. L'espressione stanca. No, veramente ci ho lavorato tanti mesi, non è una sciocchezza. Però secondo me è venuto un bel libro, sono contenta. Questo più o meno ci siamo, Marco, il risottino è quasi pronto. Oh, hai sporcato qui. Non fa niente. Ah, scusa, ma quando si cucina, a parte dei video di si sporca. Si vede che non c'è il montaggio qua. E non si sporca mai. La gente, no, quando facciamo i video mi chiedete, ma niente, ma come fai a essere così preciso a non sporcare? Perché vedete questo pezzettino qui, e qui dietro è la roba, la c'è il lavandino che trabocca le...
Ah, un saluto anche da Nuvola, guardate, c'è Nuvola che ci sta guardando. Che c'è un sonno stamattina. Possiamo dire a che ora si è alzato Nuvola stamattina? Che ora si è alzato? 10:30. La miseria. Questo per, lo faccio sapere per far soffrire tutte le persone che hanno i cagnetti che alle 6 stanno. Tipo zia Giulietta che c'ha Katie che alle 6 si sveglia e gli non la riporta fuori. Saluta. Allora, ragazzi, mio marito non crede che siete in diretta. Vi prego di salutare. Come si chiama? Teodoro. Ciao Teodoro. Vita e Teodoro. Vita e Teodoro. Ecco, vedi che siamo in diretta, fregato. Siamo in diretta, ma devi pure in diretta se sciabo, se salato, se cotto. No, secondo me non è cotto ancora. Cotto? Qualcuno ha prenotato il libro su Amazon proprio adesso. Grazie ragazzi, fateci andare primi. Fateci andare almeno tra i primi 10 in classifica. Allora, qualcuno ha prenotato il libro su Amazon per la mamma. Salutami Marco, la mamma Nicolina e Stefano. Vai, saluta Marco, visto che ha comprato il libro. Ciao Marco, ciao Nicolina, ciao Stefano. Ok. Ma faccio così, ma è balla tutta questa cosa. Fai vedere, fai così. Benedetta presto farà un video come farsi venire i muscoli alle braccia. Facciamo un canale video. No, come si fa? Non lo so, guarda, non lo chiede perché sennò ti mandano 600 consigli diversi, dopo tocca farli tu. No, forse se mi mette la manica lunga. Una volta ho detto che mi faceva male la schiena su Instagram, arrivati 6.000 consigli diversi. Sono state carine, scusa, cioè, che hanno dato a tutti loro. Lo so, dopo non sai chi da retta. Beh, fai tutti, io fa. Allora, salutiamo tutti, salutiamo anche Enza Nuzzo, Jubox, Marco, wow. Lo sai che oggi è il compleanno della mia mamma? Allora, Rosalba? Tanti auguri alla mamma di Ciao Jubox, Giù, e sbrigati a farci le gif. Jubox è quello che fa, che crea le gif. Ci vediamo su Instagram. Vedi che si attacca sta pendola? Allora, questa pendola è bellissima. Allora, chi mi ha chiesto che marca è? Non ricordo. No, vabbè. Lo dico perché... No, ma è una bellissima pendola, pesantissima, solo che tu non la sai usare. No, no, siccome probabilmente anche perché la uso poco, comunque. Quindi le pendole, più le usi, meno si attaccano. Questa è una bugia. Vediamo, qui c'è una, la versione, la bella copia di Benedetta che ha fatto un libro. Aspetta, eccolo qua. Vediamo che... Che si chiama In cucina con voi. Guarda, guardate che spessore, sono quasi 370 pagine, una roba del genere, pieni di contenuti interessantissimi fatti da questa persona qua, che è Benedetta versione Photoshop. Fatemi sapere se vi piace, per me, io sono curiosa. E se mi dovete fare una critica, fatemela. Tanto poi la cancelliamo. Fatela pure, tanto la cancelliamo, non vi preoccupate. Ma però Marco, secondo me ci siamo. Potete salutare Marco e Natalia, vi adoro. Ciao Marco e ciao Natalia, non te lo aspettate. Non so chi sono, però saluto. Ciao Marco e ciao Natalia. Ha imparato il trucco per far vedere la pelle cadente. Ciao. Vediamo, fammi sentire. Aspetta. Saggio io. Scotta. Allora, vediamo la consistenza. Allora, mi si dice, no, forse in altri 30 secondi. Allora, dopo mettiamo tutto in qua sotto e poi faremo anche un video dedicato al libro. Saluta Fortunata. Fortunata. Ciao Fortunata. Allora, quanti siamo a pranzo? In realtà queste sarebbero, credo, 4 porzioni, giusto? No, ho fatto 3 porzioni più o meno. 3 o 4 porzioni. Ho messo 250 grammi di riso. Sì, perché noi quando facciamo i video li facciamo per 4 almeno, no? Sì. Dopo no, questo no, ci... No, perché sarebbe già tristezza una pedoletta. Tanto stasera questo se magari me lo rimetti in forno con un pochino di mozzarella, gli do una quantità, lo potresti pure mangiare, no? Sì, sì, anche... Anche noi. Vai, lo ricordiamo. Salutiamo pure Antonietta e Federica, che è da Taranto. Ciao Antonietta e ciao Federica. Ok. Allora, si verrà pure in Sicilia, penso di sì. Un saluto da Valencia e Spagna, però non sappiamo ancora le date. Io mi attengo solo alle prime che mi hanno comunicato, perché vabbè, cerchiamo con Alice di Mondadori di coprire quelle zone che non abbiamo fatto fino adesso, però ancora dopo ci servono le conferme dei librai, insomma ci vuole un po' di tempo.
Marco, dimmi cosa volevi. Mandato due messaggi del super chat, ma non è che noi. Dimmi cosa. Salutiamo Marco Tito perché ci ha mandato anche due messaggi super chat. Non lo so, proprio che ci ha regalato 2 euro, una cosa del genere. Grazie. Ok, quindi Ma adesso cosa quindi fai? adesso posso aggiungere il burro? Aggiungi il burro alla fine? Sì, per non mantecarlo. Ovviamente adesso mette un paio di pezzettini di No, burro. Quanti sono? 30 grammi? forse mi avevo piaciuto un po' troppo. Ho fatto occhio. Ha fatto occhio. Mantechiamo il riso. Potrei anche spegnere in realtà. Spegniamo la fiamma, vediamo che la fiamma è Vuoi spenta. fare le scene? No, Puoi fare non le scene? serve, non serve. E siamo pronti. Risotto alla zucca. Allora, ricapitoliamo ingredienti e Allora, gli procedimento, ma ingredienti. proprio veloce. Allora, io adesso vi dico la dose che vabbè, per quattro persone, magari Più o se meno, la più o tenete. meno. Allora, per quattro persone sono 380. Parla forte che sennò non capiscono. Faccio allora 400 grammi di zucca, questa gialla, sapore, quella arancione. La fate a pezzettini. In una pentola preparate il brodo, quindi 1,5 litro, 2 litri d'acqua. Ci mettete un paio di cosce di sedano, 1 o 2 carote e una cipolla. Io ci ho messo mezzo cucchiaio di sale, quindi ho salato già il brodo. Ok. Poi in un'altra pentola ho fatto rosolare la cipolla. Quando era rosolato, ci ho buttato dentro la zucca e l'ho fatta cuocere un po'. Ho aggiunto un paio di mestoli di brodo, così si sala pure la zucca. Poi, pentola che non attacca, Vabbè, una una pentola, pentola, un ho fatto tegame. un tegame, sì, che è più, Sì. una parola più. Ho fatto tostare il riso per un minutino, un paio di minuti, poi dopo l'ho sfumato col vino bianco, mezzo bicchiere. Poi ho buttato dentro la zucca e ho iniziato a far cuocere aggiungendo il brodo. Fino alla cottura ci vuole una ventina di 18-20 minuti. E alla fine ho aggiunto, Buono, e alla fine ho aggiunto un po' di burro, mo per quattro è persone anche salato sufficiente. al punto giusto, nonostante che ha messo solo il sale. Buono. Mamma sai come fa? Vabbè, qua Qual è se giusto di sale? giusto, Mamma è giusto se e uno no, vuole, o qua ci si può parmigiano. aggiungere o parmigiano, Voglio pecorino noce no? moscata, pecorino Ah. meglio, se vi piace il pecorino è morte sua. Un po' di noce moscata se vi piace e è pronto. Ok, ma parliamo di cose serie. Vai. Ragazzi, è già prenotabile Oh, su comunque, aspetta un Amazon? attimo, bellissima sta tecnica, che uno fa finta di fare una ricetta e intanto fa pubblicità per il libro. Veramente siamo di genere. Aspetta, si fa pure così, l'ho visto fare Ok, ah, ok, che lo metti là dietro che l'ho sembra. messo No, ma no, come mai c'è il libro lì dietro? No, lo tengo sempre qui. a portata di mano. Se trovate la ricetta, no, questa ci stava, veramente ci stava, mamma mia. Vabbè, niente, Beretta va fregato. Ha detto che faceva una ricetta e invece pubblicizza il libro. Fallo, No, vabbè. vabbè, se devi farlo, fallo bene, però scusa, non sapete niente. Ok, il libro uscirà? Vai. Allora, il libro Fallo uscirà. tu bene, con calma. Aspetta, Allora, spiega il bene. libro è già prenotabile su Amazon. Ok. Dopo Marco vi mette il link Mi metto il sotto. link Ok. sotto. Però uscirà in tutte le librerie a partire dal 29 ottobre. Ok. È figo, sono un po' rosa, diciamo. Ok, e l'immagine che vedete in copertina è photoshoppata, questo ve lo dico io. È tutto colorato, ma pure questa Sì. volta ho voluto fare. Ci stanno gli spazi anche, siccome mi avete detto che l'avete apprezzato, gli spazi per mettere i vostri appunti. Ah, ok, quindi se la Così. carta è Sì, la scrivibile. carta si chiama uso mano, che tu ci puoi scrivere sopra. Anche Ok. uso patacca, perché se sporca assorbe per bene, però ci vuole sul Ok. libro Comunque se lo d'arrivo. sporcate lo potete ricomprare nuovo. E ci stanno tante idee carine oltre alle ricette. Ok. Quindi quelle pagine che abbiamo messo in più erano proprio per aggiungere tante piccole idee. Quindi sono 380 pagine o Meno si 370 può. Con pagine, molto grosso, e due indici, con due indici, perché non uno è. alfabetico e uno Sì, per. uno per capitoli. E quindi. No, vabbè, mi piace questa cosa che ci ha messo tante idee carine, tipo questa qua. Aspetta, questi sono i miei due nipoti, che Che diventano un fermalibro. sono un segnalibro. Ah, un segnalibro, non fermalibro. Questo va bene, fanno i nipoti, però possiamo pure noi che siamo grandi, dai. Ok, no, allora una cosa importante, Benedetta farà tanti incontri in libreria, negli incontri in libreria, lo diciamo sempre, se prendete il Siamo libro contenti. ci fa piacere, ma Però, se non se no, potete prenderlo perché non avete voglia di prenderlo, eccetera, venite lo stesso. venite lo stesso, non vi preoccupate, è per tutti, gli incontri sono per tutti, Sì, giusto? perché un abbraccio, voglio piacere a farlo con tutti quanti quelli che mi Ok, seguono. Una bella foto.
E se avete anche i libri vecchi li potete portare, ovviamente vi firma anche quelli. Insomma, ripeto, poi dopo che fai? Insomma, sto riso ci siete a Insomma, noi andiamo a far pranzo perché abbiamo il risotto pronto. Buon pranzo a Buon tutti. pranzo a tutti. Grazie di averci fatto compagnia in questa diretta un po' così veramente molto, ma molto improvvisata. Scusate se si sentiva male, no, le nostre dirette fanno sempre un po' così. Un bacione a tutti. Aspetta, aspetta, facciamo finta Fai di lo niente, come se spot. fosse. Ok, fai l'assaggio finale. Ok. Ok. Aspetta, facciamo così, vai, metti questo qua così almeno succede qualcosa. Se devi fare pubblicità, falla Faccio un bene. assaggio. Ma la pecorino va benissimo. Pollice. E lì, vabbè. Ok. Ciao a tutti ragazzi, Ciao grazie mille, ragazzi, grazie per grazie. buona domenica e A presto. Vi aspetto, eh.